La zingarella, la scarpun, e vai lo zingata zingata là. La zingarella, la scarpun, vai lo zingata zingata là. La scarpina bella ti fa. La zingarella bella, come ti voglia ma. La zingarella bella, come ti voglia ma. La zingarella Luca zitti, bello zingate zingate là. La zingarella Luca zitti, bello zingate zingate là. Un quazzetto la tocco pepi, la scarpina bella ti fa. La zingarella bella, come ti voglia ma. La zingarella bella, come ti voglia ma. La zingarella l'attaccogli, bello zingate zingate là. La zingarella l'attaccogli. L'organizzazione di questo evento a Ferrara, cosa ha comportato? Beh, ha comportato una bella fase organizzativa ex ante, la chiamiamo tecnicamente. Ci siamo dovuti documentare sulla Biennale di Arte Contemporanea di Ferrara, perché per noi non è una location usuale che utilizziamo o a cui partecipiamo per la promozione del territorio. Però poi, grazie anche alle opere dell'artista Salvatore Sebaste, che ha scolpito, creato, ideato delle sculture in pasta di pane, abbiamo contestualizzato la nostra presenza nel castello di Ferrara. Quindi dalle sculture fatte in pasta di pane DOP del comune di Altamura, abbiamo sposato l'idea in maniera abbastanza allegra, diciamo, e quindi c'è stato questo connubio territorio, pane, arte e cultura. Come tutti ben sappiamo, la creatività, l'arte, la cultura parte anche da quelle che sono le caratteristiche di un territorio, dei suoi beni, delle sue eccellenze, che magari poi si riversano anche in una scultura. Quindi, se all'inizio l'idea ci è sembrata un po' strana, quella di promuovere il territorio, i prodotti tipici in una biennale di arte contemporanea, in una galleria d'arte, oggi ci accorgiamo che, anche stando qui dove stiamo facendo l'intervista, non ci sentiamo per nulla fuori contesto, grazie anche alle opere d'arte dell'artista Sebaste, che ci fa da apripista per la promozione del territorio. I laboratori didattici. Sì. Cosa hanno a che fare col GAL? I laboratori didattici sono delle attività che, appunto, nella prima fase di vita del GAL sono state finanziate le cosiddette masserie didattiche, che non sono altro che una riscoperta, appunto, della cultura, della tradizione, dell'arte, della cucina e della storia enogastronomica di un territorio. I laboratori didattici non sono altro che una riscoperta di quella che è la manualità della cucina, dei prodotti poveri, quindi il contrario di quello che può essere una multinazionale o un McDonald's, che vede il ciclo di produzione standardizzato con prodotti anonimi, mentre il laboratorio didattico, attraverso il laboratorio, appunto, la manualità, la creazione di un prodotto, di una ricetta, dell'utilizzo delle eccellenze del territorio, si arriva a conoscere l'arte, la cultura e il territorio nel suo insieme, quindi la sua storia. E non a caso abbiamo scelto di promuovere e far conoscere il territorio, ma anche di far toccare con mano che cos'è, qual è la nostra cultura, la nostra arte enogastronomica, con una 2 giorni al castello di Ferrara, che ci vedrà protagonisti sia con un'attività di show cooking, quindi dimostrazione di come una delle ricette madri del pane di Altamura, che è la cosiddetta cialda fredda, che, diciamo, è rappresentativa e abbraccia e utilizza vari prodotti del territorio, e poi domenica 21 ottobre 2012 alle ore 11 avremo mani in pasta, quindi le mani in farina, acqua, attraverso delle massaie, quindi non abbiamo gli chef di grido, quelli li lasciamo alle multinazionali. Abbiamo le nostre massaie del nostro territorio che, attraverso un laboratorio manuale, coinvolgeranno chi sarà ospite, quindi i concittadini di Ferrara, nella laboratorialità di quello che è un prodotto e di come
si produce pasta fatta in casa e non solo. Arte della cucina, secondo lei, è arte e creatività? Qual è il nesso? Il nesso, allora, quello diretto è la materia prima. Il pane in arte, è perché creare una forma di pane è di per sé un'arte, serve per degustare e mangiare. Il pane utilizzato per un'opera d'arte, quindi accomuna un'opera d'arte nella materia prima di costruzione. E teniamo presente poi che tutta la manualità, la creatività di un artista è anche condizionata dalla materia che utilizza. Quindi scolpire o creare una scultura in pane non è certo la stessa cosa che farla in pietra o in altro materiale. E quindi già questo è un primo collegamento, un primo connubio tra arte culinaria e arte intesa in senso stretto. Poi è chiaro che le opere d'arte, così come le comunemente le intendiamo, un quadro, una scultura, sono anch'esse condizionate dall'arte del cucinare, del mangiare, perché sicuramente ogni artista o l'umore, la creatività dell'artista, anche se indirettamente ispirato dal suo contesto sociale, dal suo contesto gastronomico, se una persona ha mangiato e ha mangiato bene, sicuramente è più felice, più contento, e la creatività sicuramente ha un'espressione ben diversa dall'aver mangiato male. Mimmo Frizzale, presidente di uno dei consorsi delle masserie di Altamura. Sì, Test in Tour in Masseria, un consorzio regionale che ha circa 30 aziende didattiche che ne fanno parte, promotore di progetti didattici per i ragazzi, turisti, gruppi organizzati, famiglie, cercando di creare quell'interesse verso l'agricoltura, il nostro territorio, non solo pugliese, è chiaro, un po' di tutto il nostro mezzogiorno, ci rivolgiamo a tutti quanti, cercando di creare interesse o far rivivere quelli che un tempo erano dei valori e che oggi magari sono dimenticati o lontani perché le città hanno altri impegni, velocità. Qui si va a una misura un po' più d'uomo, lenta, misura della natura, cercando di vedere le stagioni, i prodotti delle stagioni, ciò che nasce, quando nasce, magari anche se un frutto è acerbo, magari mangiato da un insetto, far capire che in realtà è buono, non è stato trattato chimicamente, educare all'alimentazione, perché ormai abbiamo anche dimenticato quelli che sono quei valori alimentari, il perché alcuni frutti nascono in un determinato periodo o il perché un dolce va mangiato a Natale e non magari tutto l'anno. Ma questi ragazzi rispondono alla vostra richiesta, alla vostra organizzazione? È chiaro, ma c'è interesse in ognuno di noi. Qui si ha anche un aspetto emotivo, c'è un'esperienza proprio emotiva di ciò che viene fatto in masseria. Quindi la risposta è sempre certa, positiva e molto felice. Sia i ragazzi, quindi le scuole primarie che secondarie, i ragazzi più grandi, hanno necessità di tornare in campagna e di vedere da vicino come vengono realizzati alcuni prodotti. Qualsiasi tipo di percorso, dall'uva che si trasforma in vino, dalle olive che diventano olio, cercare di capire questa filiera così importante per il nostro settore pugliese, al miele, alle produzioni magari orticole, quelle piccoline, capire un orto come è fatto e come magari gustare e poi degustare in compagnia, perché non deve mai mancare che alla fine ci deve essere una bella tavola imbandita dove poter gustare i prodotti che sono stati coltivati in quel momento o comunque realizzati in quel momento. Qual è il prodotto che ha suscitato maggiore attenzione ai ragazzi della scuola? Perché poi alla fine è il ragazzo quello al quale voi vi rivolgete. È il racconto, è diverso. Non è un prodotto, è il racconto dei prodotti, cioè come tu racconti i tuoi prodotti, i prodotti di un territorio.
Può essere qualsiasi prodotto, purché nel racconto ci sia la realtà di ciò che viene detto, sia il pane, sia l'olio, sia il miele, sia anche il vino, sia qualsiasi prodotto o magari le ciliegie, qualsiasi prodotto che però ha un racconto del territorio, che faccia parte del nostro territorio, perché poi i ragazzi che magari non hanno identità ancora iniziano a prendere identità di un territorio proprio attraverso l'alimentazione. Mi vuoi parlare del pane di Altamura? Il pane di Altamura è sicuramente il prodotto di eccellenza che racconta un territorio, racconta della gente, racconta delle persone che hanno vissuto su questa terra e che ne hanno reso un'importanza eccellente, soprattutto perché oggi ormai è diventato, oltre a una DOP, un prodotto indispensabile. Il pane lo è sempre stato un prodotto indispensabile. Il pane di Altamura è qualcosa, è il non plus ultra di questa, di questo territorio. Poi ci sono una serie di manipolazioni che i bambini fanno col pane, non solo nell'assaggio, ma nella preparazione, ma anche tutto l'atto della preparazione, la farina, creare l'impasto, il lievito madre. Ormai diciamo che il nostro prodotto di eccellenza ed è uno dei laboratori fatto non solo con i bambini ma anche con gli adulti più ricercati. Ma il grano è solo quello di Altamura che voi usate oppure importate altri grani per il pane? Questo no, è chiaro, il pane DOP deve essere fatto con grani locali. È chiaro, il territorio di Altamura, il territorio di Gravina, tutto ciò che è intorno al nostro territorio, ma che siano grani locali, Senatore Cappelli o qualsiasi, quelli che sono le cinque varietà di grano che fanno parte del disciplinare. Chiaro che la DOP ha un suo caratteristico disciplinare che deve essere rispettato e viene rispettato. Mi parli della forma, la forma è quella a cornetto o quella piatta per il pane di Altamura? No, è chiaro che la forma è quella a cappello di prete, accavallato, una forma che serviva per far meglio conservare il pane e mettere più pagnotte di pane nel forno. Quella è la caratteristica del pane di Altamura. Le massaie di Altamura usavano anche i famosi timbri? È chiaro, sì. Beh, un tempo era quella la caratteristica di ogni famiglia. Ognuno consegnava il pane al fornaio e ognuno doveva mettere il proprio marchio, il proprio timbro a fuoco sulla pagnotta per poter riavere poi quel pane. Era una caratteristica principalmente delle famiglie nobili, questo è chiaro, però poi un po' tutti erano abituati a mettere un proprio segno, perché il pane che avevano impastato loro doveva tornare a casa. La veste divenne una bestia, la camisa la sette, la volto, reggipata la sette, quente, la mutonda la per non, l'attaccoglia la tocca la iom, u quazzetta la tocca, fatti, la scarpina bella ti fa. La zingarella bella come ti voglia ma, la zingarella bella come ti voglia ma, la zingarella l'orricchione, bello zingata zingata là, la zingarella l'orricchione, bello zingata zingata là, curricchione spezzata da mezzo, con la veste da vende una bestia, la camisa la setta la volto, reggi fatta la setta quinto, la mutondola per non, l'attaccoglie la tocca la iom, un quazzetto la tocca, la scarpina bella ti fa. La zingarella bella come ti voglia ma, la zingarella bella e come ti voglia amare.